L'Inter di Antonio Conte rimane agganciata a Lazio-Juventus vincendo 6-0 a San Siro contro il Brescia. Ma il turnover, diciamo che giocando, come ho spiegato anche in precedenza, giocando così in maniera frequente è inevitabile che comunque fare di partita in partita dei cambi. L'importante è che cambiando così in maniera massiccia non cambia l'idea, non cambia, ognuno dei miei calciatori sa che cosa deve fare e in questo mese e mezzo in cui abbiamo lavorato ho cercato anche di mischiare un po' le squadre su cui lavorare proprio perché tutti si abituassero a giocare con tutti. Le risposte sicuramente sono delle buone risposte, ma di questo io non avevo e non ho nessun dubbio perché ho a disposizione ragazzi che hanno veramente un grande cuore, hanno generosità, hanno coraggio, ecco. Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, non nasconde la delusione per il pareggio per 1-1 contro il Cagliari. Ma prima di tutto rimane rammarico perché penso che abbiamo meritato ampiamente di vincere e non siamo riusciti a vincere. E questo è peccato perché ai ragazzi non gli posso dire nulla perché a rispetto delle precedenti due partite oggi abbiamo fatto molto meglio, ma purtroppo ecco, non ci è bastato. Comunque rimangono 9 partite a fine e noi pensiamo partita per partita cercando di prendere più punti possibili e vedere dove arriviamo. Però ecco, oggi mi dispiace perché meritavamo di vincerla. Andrea Pinamonti è entrato nel mirino della Juventus. Il club bianconero ha puntato l'attaccante 21enne dell'Inter in prestito con obbligo di riscatto al Genoa, esercitato dai rossoblù a febbraio, versando nelle casse nerazzurre 18,5 milioni di euro. Allora, Ausilio e Marotta avevano stipulato un gentleman agreement con il presidente dei genovesi Enrico Preziosi, concordando di riprendere il giocatore nell'estate 2021 per una ventina di milioni, così da far rientrare il Genoa dell'importante investimento. Dall'accordo è passato un anno e adesso Pinamonti non sembra più una priorità per l'Inter. In questo contesto, l'interessamento della Juventus potrebbe essere una fortuna per la società rossoblù. Il Manchester United non ha dato il via libera alla Roma per estendere il prestito di Chris Smalling dopo il 31 luglio. Il calciatore quindi non potrà essere impiegato ad agosto nella gara di Europa League contro il Siviglia. Lo hanno comunicato i Red Devils tramite il proprio sito di riferimento. Il club di Premier League ha spiegato che il giocatore potrà proseguire l'esperienza in Italia fino alla prima settimana di agosto, quindi per tutta la durata del campionato italiano, ma non nominando i successivi incontri della competizione europea.